funciona el interplay y la comunicación entre Paolo y yo? Ci siamo trovati bene perché avevamo una diversità da condividere, che era ovviamente una diversità culturale, una diversità linguistica, di storie, ma era poi una comunanza invece dal punto di vista del suono che diventava il trait d'union di tutte queste diversità. Quando la musica rende le diversità vicine, allora beh, probabilmente succede qualcosa di importante. Llevamos muchos años ya compartiendo momentos. Yo le llamo a Paolo fratello. Y con Paolo el reporte es muy sincero, muy simple y muy humilde, básico. Yo te doy, tú me das. Yo recibo, tú recibes. Con respeto, cariño y amor. La prima volta che ci siamo incontrati è stato così. Ho invitato Omar Sosa a fare un concerto nel mio festival di jazz in Sardegna. Parliamo di più di 10 anni fa. E come usanza nel mio festival, oltre al concerto principale sul grande palcoscenico, lui avrebbe dovuto tenere il giorno successivo un concerto in piano solo, in un posto completamente in acustico, in una chiesa di campagna, come le tante chiese che noi utilizziamo. Non c'era un palco, i concerti nelle chiese si tengono in luoghi dove c'è un rapporto veramente simbiotico tra i luoghi stessi, lo strumento e il pubblico, non ci sono palchi, non ci sono sedie. E quindi mi ha detto, beh, a un certo punto sali a fare un pezzo. E io sono salito a fare un pezzo, nel senso che lui suonava sotto un albero, io sono salito sull'albero sotto il quale lui suonava per fare il mio brano. E lui ha iniziato a suonare, non capiva da dove usciva questo suono. Io credo che per me è il gol del duo. Quando entriamo in ese interplay, è come jugamos, come se jugásemos ping pong. Non è che parliamo moltissimo, parliamo abbastanza, ma forse non troppo, perché alla fine la musica è il nostro modo migliore per, non solo per parlare, per comunicare, ma anche per chiederci delle cose vicendevoli e probabilmente per darci anche delle risposte. E bueno, questa è la partitura del disco, no? Qui c'è il tema fratello, che è altro dei miei geroglifici. Questo tema lo scrivi per Paolo. Ha cortato una parte del tema, dice l'amico Paolo.